Professor Fiorentino, dunque oggi qui all'Università Luigi Vanvitelli nel suo dipartimento è stata organizzata una giornata dedicata alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Quali sono i presupposti e soprattutto perché questa iniziativa? Questa iniziativa è stata organizzata nell'ambito del corso di laurea in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana, che è una laurea magistrale che appunto si trova nel nostro dipartimento. È stato organizzato perché è un'iniziativa proprio per cercare di fare chiarezza nel campo dell'alimentazione. Purtroppo oggi ci rendiamo sempre più conto che c'è una grande disinformazione sull'alimentazione. C'è una cattiva educazione alimentare e questo porta purtroppo, soprattutto in Campania, ad avere la maglia nera dell'obesità. Infatti i dati anche recenti indicano che c'è una elevatissima percentuale di obesi, soprattutto tra i bambini. Quindi noi abbiamo voluto rivolgere questo evento soprattutto alle scuole, proprio per cominciare con i ragazzi delle scuole superiori, per far capire loro qual è una giusta alimentazione, soprattutto un giusto modo di stile di vita, qual è un giusto stile di vita da utilizzare per mantenersi in salute. Ecco, come avete organizzato questa mattinata? La mattinata organizzata grazie soprattutto al contributo della professoressa Aurora Daniele, che è il presidente del CCS, e della professoressa Pacifico. Abbiamo invitato un gran numero di scuole, infatti abbiamo avuto una grande risposta, oltre 450 ragazzi sono venuti e ci sarà appunto questa manifestazione dove ha parlato il professore Monda, la professoressa Caterina Esposito del nostro Ateneo, poi il professore Di Tieni della Federico II, su alcuni aspetti, appunto quello che dicevo prima, sull'alimentazione, la dieta mediterranea e il corretto stile di vita. Si andrà avanti perché avremo ancora il referente del CREA, l'Istituto di Frutticoltura di Caserta, e poi abbiamo anche delle aziende che hanno risposto con entusiasmo. Abbiamo la Ferrarelle, il Consorzio per la Tutela della Mozzarella di Bufala Campana, la Pasta Reggia, quindi sono venuti con entusiasmo a portare la loro testimonianza e il loro contributo.